folla davanti al Teatro Adriano per il discorso di Guglielmo Giannini, proclamato deputato di Roma per decisione della giunta di Montecitorio, che ha riconosciuto la validità della sua elezione a un anno e mezzo dal 18 aprile. Eccolo all'ingresso del palcoscenico. Negherà di avere distrutto il qualunquismo, anzi, affermerà di averlo purificato. Suo programma, pacificazione del paese, rispetto per la magistratura, propaganda per gli Stati Uniti d'Europa che ricostituiranno l'impero romano. Pignataro interamnia, in Ciociaria. Qui echeggiarono nel primordio tremendi barriti. Giungono ora scienziati da Roma e da Napoli per affacciarsi a questa fossa. Il contadino Tisco vi scavava con la moglie una cisterna. Acque non scaturirono. Emerse questo gigantesco cranio fossile, dall'espressione ancora tremendamente viva. Dall'occhio vuoto ci fissano 50 o 60 millenni. Sono i resti, ecco le zanne, di un mammut o elefante italico, alto forse 6 metri. Pascevano queste valli e già l'uomo aveva una storia. Cuba. Le forze di polizia stringono di assedio l'università di Havana. Non si tratta di pittoreschi eccessi goliardici, sebbene sulle case vicine si assiepino i curiosi. Gli studenti asserragliati negli edifici universitari sono costretti alla resa. Dai tetti sono fatti scendere per la via più breve. La loro tenuta, la loro spavalderia sono caratteristiche del movimento a cui appartengono. Una specie di rivoluzionismo anarchico che ha origine dalla dittatura di Machado e viene chiamato pistolerismo. Possedevano un piccolo arsenale. 14 gli arrestati, alcuni sospetti di partecipazione all'assassinio di due controrivoluzionari.